Oggi facciamo una recensione luminosa. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, oggi una recensione super super luminosa. Proviamo insieme infatti gli acquerelli perlescenti metallici della Coliro. Ho deciso di provare entrambe le palette in un'unica volta in modo da non dilazionare troppo gli argomenti. Spero che questa recensione vi piaccia, andiamo a vedere come performano questi acquerelli. Ed eccoci giunti al tester tanto richiesto dei Pearl Colors della Coliro, questi bellissimi acquerelli perlescenti, eccoli qui, dovrebbero dare un effetto brillante super super bello. Io ho due palette, una multicolor, voilà, e una palette con i toni del gold e un silver, credo. Adesso vedremo, perché vedrete che questi colori cambiano anche tonalità quando li andate a posizionare sul foglio. Per testarli li userò sia su carta nera, che è proprio la carta che li fa più rilucere e risplendere, che su carta da acquerello bianco. Mentre la carta da acquerello bianco, tutti sappiamo, non essere un problema, si trova agevolmente. Io qui non ne sto usando una di grande qualità, è una carta di origine russa, ma nulla di speciale. Mentre per la carta nera il discorso si fa un po' più complicato, perché trovare una carta da acquerello nera è veramente più complesso, oltre che più costoso. Io sto utilizzando una carta della Fabriano, è la loro famosissima Murillo 360 grammi, che è una carta molto spessa e molto molto bella anche come texture. Guardate, ve la faccio vedere, e dovrebbe riuscire a contenere anche l'acquerello senza imbercarsi. Poi come pennelli ho una selezione dei miei pennelli Tintoretto, di tutto quello che utilizzo il link ve li metto qua sotto in info box, e niente, non ci rimane che provare i nostri colori. Io comincerei proprio dalla palette dei dorati. Vabbè, vado per ordine, prendo questo perlato che sul foglio bianco credo non si vedrà, mentre sul foglio nero, wow, è davvero meraviglioso. Le cialde sono abbastanza rigide, cioè non è che appena poggiate il pennello loro si sciolgono. Ho provato un bagnato su asciutto, vorrei provare anche un bagnato su bagnato, perché io imparo a conoscerli con voi questi colori, e io credo che anche molte aziende italiane imparino a conoscerli con noi questi colori. E allora, ecco, dà soltanto la perlescenza ma non dà la coprenza. Che dire, mi piace molto bagnato su asciutto, un po' meno bagnato su bagnato, si vede molto meno questi colori, allora vanno usati bagnato su asciutto e basta. Vediamo la carta come reagisce. Nessun effetto di umidità, quindi la Murillo posso dirvi che va molto bene per questo, specialmente perché questi colori soprattutto vengono usati per l'hand lettering, quindi per la brush lettering o per lo scrapbooking, quindi come cartoncino è più che perfetto. Proviamo questo dorato. Wow, perlatissimi. Tra l'altro, devo essere sincera, questi colori funzionano meglio se non bagnate particolarmente troppo il pennello, cioè devono essere poco diluiti. Ecco, vedete che bello questo tono di oro ricco, stupendo. Proseguo. Me ne avete detta di ogni su Instagram quando ve le ho fatte vedere, ombretti, rossetti, qualunque cosa avevate pensato fossero questi colori, invece erano semplicemente degli acrilici stupendi con dei toni molto vividi e molto diversi l'uno dall'altro. Sto vedendo ora, vediamo man mano che si asciugano. Wow,
Io credo che anche su carta colorata si comporteranno molto bene. Tipo verdoni, immaginate adesso che viene Natale. Ci sarà da divertirsi. Ultimo, ma non per importanza, perché mi pare un tono di dorato stupendo. Wow, bellissimi. E fin qua con i dorati ci siamo. Andiamo avanti e proviamo anche gli altri colori, perché adesso ci sarà molto da ridere. Farò due linee, una e due, in modo che voi non vi confondiate. Comincio da questo, che è un colore che mi ha sempre molto ispirato, questo Marsala super carico. Sono sempre stata molto curiosa di provarlo. Che meraviglia cosmica! Questi adesso li proviamo anche sul bianco, eh. Questo qui chissà che colore è, vediamo, vediamo. Mamma mia! Dei colori inaspettati vengono fuori. Vediamo questo. Wow, super! Vediamo questo. Ci sono alcuni colori che non si che sembrano uguali, ma in realtà uguali non sono. Wow! Colori stranissimi, tipo dei duochrome. Queste palette costano sui 28-30 euro. Sì, questi sono tipo dei pastello iridescenti. Hanno una base, per esempio, di dorato, questo, e poi è come se fosse sporcato con del bianco latte. Vediamo questo silver com'è. E appunto sono molto usati per la brush lettering. Ma nulla osta usarli anche per dipingere. O come finiture, bellissime, non viene voglia di sperimentare? E adesso proviamo quest'altra. Ecco, questo è un altro colore che, se come in tavolozza, riesce a trasferire questa meraviglia di bronzo, è stupendo. Vediamo. Wow, bellissimo. Poi ha tutte le pagliuzze che si muovono, rendendo il colore super velvet, vellutato. Vediamo quest'oro, che è un oro diverso da quelli dell'altra tavolozza. Bellissimo. Vediamo il verde. Bellissimo, questo verde tipo ottanio, stupendo. No, vabbè, stupendo. No, voglio farvi vedere una cosa. Vi avvicino, guardate, guardate come si muove il colore, guardate le pearlescenze. Capite quando vi dico che sembra di velluto? Sembra un tessuto. Stupendo. L'ultimo. Anche questo deve essere un colore spaziale. Ma questi colori ovviamente sul bianco non si vedranno, immagino. Ora li proviamo. Sono curiosissima come una scimmietta. Vediamo. Sul nero va da sé che sono stupendi. Guardate che pearlescenze, ragazzi, specchiano. Tolgo un attimo la tavolozza sul nero, ve la faccio vedere dopo da asciutta. Prendo invece il foglio di carta bianco e rifaccio lo stesso identico schema. Quello che vi dicevo, appunto, che non mi soddisfa per nulla di questi colori è soltanto la confezione. Una confezione molto povera, sia per la beltà dei colori che per il costo della palette. Insomma, palette da 30 euro non possono essere vendute, a mio avviso, con la plastichina degli acquerelli per bambini, ecco, perché questo è
un packaging un pochettino più strutturato, magari anche in latta, sarebbe stato molto più bello e avrebbe dato maggiore risalto all'importanza del contenuto. Wow, il dorato sul bianco è bellissimo, bellissimo. Poi qua potete sbizzarrirvi, io provo bianco e nero perché sono i classici, ma poi verde, bordeaux, veramente potrete sbizzarrirvi. Tra l'altro la carta Murillo c'è in tutte le tonalità che voi potete immaginare, non è solo, io ce l'ho nera, ma esiste in tutte le tonalità possibili ed immaginabili e in varie grammature tra l'altro, ma per l'acquerello vi consiglio la grammatura più alta. No, vabbè, stupendo. Poi vi faccio sapere anche come si comportano col tempo che passa. Vediamo se cambiano colore, perché il problema delle porporine potrebbe essere un ossidarsi e tendere al verde col tempo. Speriamo che queste invece siano ben stabilizzate e non si ossidino. Bellissimi, bellissimi. Allora, io ve li ho swatchati sul bianco, capisco che è una forzatura per alcuni, però non vorrei mai che voi compraste un prodotto e poi mi diceste "Ombretta, ma me lo potevi dire che sul bianco non si vedeva?". Beh, ve l'ho fatto vedere. Alcuni, ovviamente, i toni chiari sul bianco si vedono a malapena. Dipende però ciò a cui volete addivenire, perché se volete dare una perlescenza, vedete, i toni poi alla fine si vedono tutti. È che ovviamente bianco su bianco è traslucido, però i toni sono tutti belli e tutti vividi. Che dire di questi colori? Le tinte sono stupende, ovviamente sul nero mi piacciono da morire, sono delle colorazioni vivide e molto specchiate, guardate. Vedete, sono ultra riflettenti, ecco, ultra riflettenti, sono molto molto belle. Ve li consiglio? Beh, decisamente sì, se volete sperimentare con land lettering, con dei disegni molto particolari e dare loro delle perlescenze, è un'esperienza da provare. Per completezza vi dico anche i nomi dei colori che non compaiono in palette né scritti da nessuna parte, io li ho cercati su internet, e c'è lo Schuppen Silver, Luna Gold, Pharaonen Gold che è il terzo, Arabic Gold il quarto, Inca Gold il quinto, quello più ramato, e il sesto Tibet Gold, questo qua. E poi ci sono il Red Violet, il Red Brown, il Fine Lilac, Bronze, Red, Blue Green, Shining Pink, Green Pearl, Fine Gold, Blue Silver, Silver Pearl e Blue Pearl. I nomi sono indicati sul retro delle scatole, così. La scatola è molto rifinita, molto più poi del pack finale. Io questo poi lo ritaglierò e lo appiccicherò sul retro della confezione, perché la scatola la butterò, ma il codice dei colori e il numero dei colori a me interessa saperlo. Quindi bellissima resa, consigliatissimi, mi piacciono un sacco e non vedo l'ora di sperimentare insieme a voi. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Ci vediamo dopo, ciao!
Visto che belli i nostri acquerelli, performano proprio bene, ragazzi. E guardate, questo è il risultato dopo qualche giorno di stesura. Sono veramente, veramente specchiati e spaziali. Qua li vedete invece su carta bianca, vedete? Riflettono, sono molto riflettenti e riflettono anche quelli che non hanno un potere colorante sul bianco. Sono dei colori molto particolari, ben fatti, molto stabili, che si usano abbastanza agevolmente, come avete visto. L'unica nota dolente è il packaging, un po' troppo poverello a mio modo di vedere. I link dei prodotti ve li metto qua sotto. Io ho queste due palette, ma le combinazioni di colori che propone la Coliro sono veramente tantissime. Ve le cerco il più possibile e ve le metto qua sotto, ma basta che cerchiate Pearl Colors Coliro, dovrete trovare appunto tutto il mondo riguardante queste pasticchette meravigliose, questi godè meravigliosi. E allora, mi piacciono moltissimo. Prestissimo useremo un altro tipo di colori pearlescenti che ho scovato andando in giro sul web, in modo da paragonare anche i materiali più sconosciuti del mondo creativo. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, venitemi a trovare su Instagram, dove vi aspetto sempre, pennello bianco su fondo rosso, arte per te, venite, cliccate. Vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa e su Ombretta, vi aspetto sempre, vi aspetto anche qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!